E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 4.300 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper sul marketplace di Facebook. Vi lascio qua sotto il link in descrizione. Allora parliamo di un Remor catamarano. Allora parliamo comunque di un camper di fascia economica che abbiamo visto qualche volta, magari qualche puntata precedente. Se me lo ricordo ve lo lascio qui nelle schede. Allora, dimensioni di questo camper è veramente compatto, intorno ai 5,50 m, 5,40 m, comunque veramente molto compatto, soprattutto comodo per chi effettua molta sosta libera, per esempio va in città, comunque in posti dove c'è una limitazione dal punto di vista dei parcheggi. Pensate tante volte in tante mete turistiche, ci sono parcheggi anche a pagamento, ma con comunque limitazione dal punto di vista delle dimensioni dei mezzi, quindi avere un mezzo compatto non è male. Allora andiamo a vedere un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi entrando sulla sinistra troviamo un letto trasversale singolo. Se avete dei figli, volendo, nella parte posteriore si può costruire un letto a castello in modo da avere due letti nella parte posteriore sempre pronti. Poi subito dopo troviamo il bagno, che è praticamente un classico WC piatto dolce lavandino. Non è grandissimo, vi dico, che perché io conosco abbastanza bene questo camper, però non abbiamo la foto della parte del bagno, però io adesso vi dico subito le informazioni che ho. Poi dopo troviamo la cucina con lavandino, due fuochi. Nella parte sotto vedo un frigorifero a compressore, questo qui è un frigorifero da casa, quindi con alimentazione a 220. Poi subito dopo troviamo un armadietto con la stufa della Truma e la nostra mansarda molto bella, tutta la parte del tetto perlinata. Si vede anche un pochetto in foto, c'è una scaletta per salire in mansarda, ma la foto della mansarda non l'hanno messa, e credo che per il resto della parte interna non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora intanto è montato su meccanica Ford Transit 2005 diesel aspirato, trazione posteriore, ruote singole, 95.000 km, e questo camper è del 1990. Motore tagliandato e fatta anche la cinghia di distribuzione. Esternamente sta in buone condizioni di verniciatura, sia dalla parte della cabina sia dalla parte della cellula. Anche tutti i fascioni laterali, i paraurti, sia anteriori che posteriori, stanno in buone condizioni. Se vedete anche ai copricerchi, molto carini, esteticamente ci stanno, poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Poi come accessori esterni vedo il tendaline esterno, poi abbiamo il porta bici nella parte posteriore, la scaletta per salire e il pannello solare nella parte superiore. È stato specificato che l'unico problema della carrozzeria, che praticamente nella parte dove poggiava la batteria hanno fatto una staffa, quindi andrebbe magari sistemata meglio, perché perdeva acido, quindi ha rovinato questa parte. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo fantastico camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.